Un danno economico e d'immagine per Enel, ma anche un disagio per i cittadini. Sì, purtroppo sì. Il fenomeno dei furti ha almeno tre cardini per quanto riguarda i danni che ne derivano, dei danni che vanno al di là del valore intrinseco del materiale che viene trafugato. In particolare per Enel Distribuzione abbiamo sia il danno economico, sia il danno d'immagine, sia il danno dovuto all'interruzione del servizio elettrico per tutti i clienti che vengono alimentati dai conduttori che sono stati trafugati. Stiamo parlando Per quanto riguarda il danno economico, stiamo parlando delle spese che noi sosteniamo per mettere in sicurezza ed eliminare il pericolo che viene indotto da questi malfattori che intervengono sui nostri impianti e anche per le ricostruzioni che facciamo immediatamente per ripristinare il servizio elettrico sugli impianti. Purtroppo c'è anche un danno d'immagine perché per i nostri clienti non è immediatamente possibile venire a conoscere del motivo dell'interruzione del servizio elettrico. Non si tratta di un guasto come tutti gli altri, ma si tratta di molto spesso interi chilometri di impianti che vengono asportati e che quindi necessitano di una riprogettazione e ricostruzione ex novo da parte nostra. Per ricostruire voi utilizzate altri materiali?